È diventata ormai una tradizione la Santa Messa officiata nella sala della cattedrale all'interno della grotta di Montecucco nel giorno di San Benedetto da Norcia, patrono degli speleologi. In circa 50, con in testa i rappresentanti istituzionali dei comuni dell'area del Parco del Montecucco, hanno raggiunto quel suggestivo ambiente naturale nel quale hanno concelebrato il vescovo di Foligno Gualtiero Sigismondi e quello di Gubbio Mario Ceccobelli. Ha dovuto rinunciare, ma ha assicurato la sua presenza l'anno prossimo l'arcivescovo di Perugia, il cardinal Gualtiero Bassetti. Come Benedetto da Norcia, ritratto dallo sfarzo mondano di Roma, trovò in una grotta il suo incontro con Dio e la fede, e così come fece il patrono beato Tommaso da Costacciaro, che visse in una grotta la sua comunione con l'Altissimo per ben 49 anni, la Santa Messa officiata nelle viscere della montagna riporta quel silenzio, a quella contemplazione dove molti hanno cercato e trovato preghiera, riflessione e carità. Dopo essere risalito dalla cattedrale di Montecucco devo riprendere fiato, non tanto perché ho salito delle scale, ma quanto per la bellezza di quanto il mio cuore ha visto. Celebrare l'Eucaristia in questa cattedrale, nella festa di San Benedetto, è per me un dono immenso. San Benedetto è un santo a cui sono legatissimo da bambino. E ricordarlo oggi qua giù, invocandolo anche come patrono degli speleologi, è stato per me un dono immenso. Sta diventando una tradizione questo appuntamento dell'11 luglio con San Benedetto e quindi con la mia cattedrale nella grotta di Montecucco. Anche quest'anno abbiamo realizzato, abbiamo celebrato la messa. Ad accompagnare la cerimonia sono state le note dell'ensemble vocale Liber Cantus, diretto dal maestro Vladimiro Vagnetti.